Dottor Gabrieli, una giornata in provincia d'Imperia per rendere omaggio alla salma dell'agente deceduto e poi per prendere visione direttamente della situazione di Ventimiglia. Sì, come ha ricordato lei, peraltro la giornata è iniziata a Bolzaneto. Io sono andato a Bolzaneto perché in questo momento a me interessavano due cose. Come ricordava lei, rendere omaggio alla salma del collega Diego Turra, salutare e abbracciare la vedova e stare vicino anche agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che sono stati certamente provati da questa vicenda, perché credo che il modo migliore per onorare i morti sia quello di prestare cura ai vivi, e quindi questo era il mio intento. Ovviamente poi con il prefetto di Imperia, il questore di Imperia, mi sono recato a Ventimiglia per incontrare i colleghi del commissariato, del settore di polizia di frontiera e pochi minuti fa i colleghi della questura di Imperia per dimostrare tutta la mia vicinanza a chi ormai da tempo opera sul territorio su una questione estremamente importante, estremamente anche defaticante. Come fronteggiare la situazione di Ventimiglia da parte vostra? Ma intanto credo che ormai da tempo la situazione è stata fronteggiata, poi mi rendo conto che ci sono degli episodi che attirano l'attenzione e ci si dimentica del tanto che è stato fatto. La realizzazione, grazie alla prefettura e alle libertà civili, di un posto dove dare un'accoglienza dignitosa a queste persone. Non mi risulta che un anno fa ci fossero queste condizioni. La gestione di un flusso che è rimasto pressoché costante, a fronte del fatto invece che moltissime persone stanno risalendo la penisola e molte ci vengono restituite dai colleghi francesi. Quindi tutto questo è anche il frutto di un lavoro che non sempre è immediatamente percepibile, è immediatamente apprezzabile, ma ripeto, già mantenere livelli di stabilità implica trasferimenti, implica servizi, implica programmazione. E consentitemelo di rivolgere veramente un plauso al prefetto e al questore di Imperia, perché in questi mesi, che convengo con voi cominciano a essere tanti, ma hanno saputo gestire la situazione. E consentitemi anche di fare un plauso ai colleghi del reparto mobile, che nel momento in cui un loro collega era per terra esanime e le cui condizioni erano da subito percepite come gravissime, non hanno minimamente lasciato la posizione, hanno salvaguardato in maniera assolutamente professionale e corretta i fermati, hanno gestito la situazione di ordine pubblico fino a che il collega poi non è stato accompagnato via per i soccorsi, che purtroppo si sono rivelati non essere efficaci, ma non per i soccorsi, ma perché per la gravità della condizione del collega. Ecco, dietro queste vicende ci sono degli uomini e delle donne che da tempo stanno lavorando con grande abnegazione, con grande sacrificio, e quindi il mio essere qua oggi era ed è, oltre ad un gesto di solidarietà umana nei confronti di una persona che non c'è più e dei suoi cari che lo piangono, anche per ringraziare questi uomini e queste donne che veramente da tempo stanno gestendo una situazione molto complessa e molto complicata. Appartenerci. Timori di infiltrazioni terroristiche qui nella zona di confine? Guardate, ad oggi questo tanto sbandierato e tanto rappresentato parallelismo tra i flussi migratori, e se noi dovessimo contare le centinaia di migliaia di persone che sono transitate sul nostro territorio, il fatto che episodi anche qui di assoluto transito e che non hanno riguardato il territorio nazionale, ci verrebbe da dire che il parallelo è quantomeno ardito.
Ovviamente non bisogna cadere nell'errore opposto, cioè nell'errore di una sottovalutazione, nell'errore di una non attenzione, perché ciò può essere, ma in fondo gli apparati sia di intelligence che di law enforcement servono anche e soprattutto a questo, cioè a intercettare tutto quello che in qualche modo può essere foriero di queste negatività.